ragazzi e benvenuti in questo video. Ormai lo possiamo dire tranquillamente: Maurizio Sarri sarà il prossimo allenatore della Juventus. Nella serata italiana Sky Sport Italia ha annunciato l'arrivo di Maurizio Sarri nella panchina della Juventus. Ormai è tutto fatto, l'incontro di ieri pomeriggio a Londra tra Fabio Paratici e Marina Granovskaia è stato decisivo. Sarà pagato un indennizzo meno oneroso di quello pagato dai Blues lo scorso anno a Napoli, 6 milioni i Blues spesero lo scorso anno per liberare Maurizio Sarri dalla panchina del Napoli di De Laurentiis. La Juventus pagherà un indennizzo nell'incontro tra Paratici e Marina Granovskaia. È stato anche discusso di questo famoso indennizzo che poteva far saltare la trattativa Sarri-Juventus. Sarà pagato un indennizzo però meno oneroso dei 6 milioni sborsati lo scorso anno dai Blues per liberare Sarri dal Napoli. Quindi indennizzo a parte, Sarri diventerà il nuovo allenatore della Juventus nella giornata odierna, giornata importantissima per la trattativa, perché il Chelsea libererà, quindi sarà una giornata decisiva per la risoluzione del contratto. Sarà risolto il contratto in essere con i Blues, quindi 2 anni che spettano ancora Sarri nel Chelsea, verrà risolto il contratto. Il Chelsea però prima ha dato sicuramente una parola importante, la Juventus ha dato una parola importante al Chelsea, che non annuncerà, la Juventus non annuncerà Sarri prima dell'annuncio del Chelsea del nuovo allenatore. Al 90% si parla dell'ex bandiera Frank Lampard favorito su un possibile ritorno di José Mourinho ai Blues. Quindi il Chelsea dovrà prima trovare e annunciare il nuovo allenatore, che dovrebbe essere, come abbiamo già detto, Frank Lampard, e poi la Juventus annuncerà Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Sarri a Torino e firmerà un triennale, quindi comunque un contratto già firmato come il contratto che aveva firmato lo scorso anno con il Chelsea, triennale anche a Torino. E inoltre Sport Italia lancia anche un'indiscrezione importante nella tarda italiana su quale sarà il vice allenatore che accompagnerà Sarri nella nuova, diciamo, avventura torinese. Sarà l'ex allenatore dell'Empoli, Giovanni Martuscello. Martuscello, che era l'ex anche collaboratore tecnico di Luciano Spalletti all'Inter nelle ultime 2 stagioni, ha fatto una grande gavetta a Empoli fino a diventare anche allenatore nella stagione 2016-2017, e accompagnerà Sarri in questa nuova avventura in bianconero. Quindi l'ex allenatore del Napoli è stato scelto da Agnelli come primo comunque obiettivo per sostituire Allegri. Nella serata in cui Sarri si avvicina, ormai lo possiamo dire al 99,9% come nuovo allenatore della Juventus, invece l'ex allenatore Massimiliano Allegri annuncia l'anno sabbatico. Se ne parlava, se ne è discusso per tanti giorni, adesso è ufficiale, e Massimiliano Allegri il prossimo anno non allenerà per quanto riguarda l'inizio di stagione. Staremo a vedere, potrebbe essere che è nato a stagioni in corso, questo comunque non si può dire oggi, però non inizierà una nuova avventura con un nuovo club in questa stagione. Vuole un anno sabbatico, vuole un anno di riposo in cui vuole comunque stare vicino alla famiglia. Queste sono delle motivazioni di questa scelta, che comunque è da condividere al 101%. Quindi nella serata in cui Allegri annuncia l'anno sabbatico, invece Maurizio Sarri si avvicina sempre di più, ripeto, al 99,9%. Sky e Sport Italia danno l'affare per fatto. Nella giornata odierna ci sarà la risoluzione del contratto in essere con il Chelsea, e poi Agnelli e Sarri volerà a Torino per firmare il nuovo triennale con la Juventus, con il club torinese. Quindi finalmente annuncerà nelle prossime ore il prossimo allenatore. Sarà Maurizio Sarri? Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Io sono contento. Sono contento perché secondo me è il profilo giusto per continuare a vincere in Italia e chissà riportare quella Champions a Torino che sogniamo tantissimi anni. Ogni anno è ormai una coppa maledetta, però Sarri l'ha vinta al primo anno, ha vinto una competizione europea al primo anno, ha vinto l'Europa League, ok, non sarà la Champions League, però ha vinto un trofeo internazionale, un trofeo importante come l'ex Coppa UEFA al primo anno con il Chelsea contro l'Arsenal in finale, con una cavalcata bellissima, perché comunque non ha perso neanche una partita con il Chelsea in Europa League. Ha mostrato sicuramente un bel gioco, ha avuto anche delle situazioni difficili, vedi anche la semifinale contro l'Eintracht Francoforte, vinta solamente ai rigori, ma ha dimostrato un gioco, ha dimostrato comunque di essere un allenatore preparato anche per vincere in campo europeo. Staremo a vedere, comunque grande scelta. Io lo stimo, sono contento di questo nuovo allenatore, e la Juventus non ha scelto altri allenatori. Questa è un'indiscrezione importantissima, notizia lanciata e confermata da Sport Italia. La Juventus non ha
seguito altri profili, era sicuro di Sarri dal primo momento e ormai lo possiamo dire anche ufficialmente dal 31 maggio che Sarri aveva comunque una parola d'accordo con Agnelli per diventare il prossimo allenatore e nelle prossime ore sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, il vice sarà Giovanni Martuscello. Queste le indiscrezioni, adesso dobbiamo solamente aspettare l'ufficialità. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.